Per una volta possiamo smentire il celebre detto: la presenza a Chieti del maestro Simone di Felice si avvicina di più al ritorno del figliol prodigo che al nessuno è profeta in patria. A dimostrarlo è la calorosissima accoglienza del pubblico, orgoglioso per aver assistito ad un evento il cui direttore d'orchestra, nativo teatino, attualmente è Kapellmeister all'Opera di Francoforte. Ma gli oltre 10 minuti di applausi che hanno acceso ieri sera il Teatro Marruccino non erano solo per Di Felice. Di questa cavalleria rusticana sognata e sognante è piaciuta la scenografia essenziale, una scacchiera a gradoni dove, con abilità quasi acrobatica, si sono mossi tutti i personaggi dell'opera di Mascagni tratta da una novella di Verga. E sono piaciuti anche il coro del Marruccino, sempre inappuntabile, e gli interpreti Piero Giuliacci nei panni di Turiddu, Alessandra Di Giorgio in quelli di Santuzza, e poi Marzio Giossi, Alfio, Valentina Coletti, Lola e Michela Iallorenzi, Mamma Lucia. Il Marruccino compie così un altro passo importante per portare l'opera lirica al grande pubblico, cosa non semplice e tutt'altro che a buon mercato. Per chi l'avesse persa, domani pomeriggio, domenica, si replica. Al Marruccino di Chieti, seconda opera della stagione lirica di quest'anno, Cavalleria Rusticana, una rivisitazione molto particolare in chiave moderna ma soprattutto onirica. La prima cosa che mi è interessata di Cavalleria Rusticana è Turiddu e il personaggio di Turiddu, ma in generale tutti gli altri personaggi. E la seconda cosa, in ordine diciamo conseguenziale, è quello di evitare di raccontare una piazza, un luogo geografico ben definito che fa parte del realismo chiaramente del Mascagni, ma che non è necessario a mio avviso per raccontare questa storia, il cuore di questo personaggio e degli altri personaggi che compongono la sua tragedia. E quindi da qui l'idea di creare un luogo che fosse anche un non luogo e che potesse essere una scacchiera in cui si fa scacco matto a Turiddu. Iniziato a fare teatro dalla prosa, inevitabilmente porto dietro il mio modo di fare e di lavorare anche quando lavoro nell'opera con i cantanti, che è diverso chiaramente il lavoro da quello che si fa con gli attori, e quindi la cosa che mi è più interessata è quella delle relazioni tra i personaggi, di cercare di raccontare il movimento di un cuore e di un cervello. Mi è sembrato interessante far avvenire tutto a vista, tutto in scena.